Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Con sommo rammarico vi dico che i biglietti della lotteria a quanto pare non cambiano. Cioè, nel senso, salvando e caricando la partita, praticamente ho fissato quei numeri. Quindi forse devo fare in un altro modo, perché sto cercando di studiarci. Allora, intanto ho capito che ogni mezz'ora di gioco, cioè anzi ogni mezz'ora effettiva, vengono estratti i numeri. Quindi se io compro i biglietti e poi aspetto mezz'ora, escono fuori i numeri della lotteria che ovviamente mi interessa. Quindi su questo posso anche, diciamo, temporeggiare, posso magari aspettare, mettermi AFK e aspettare che vengano estratti i numeri. Però pensavo di poter in un qualche modo ingannare il sistema salvando prima di controllare i risultati e poi modificandoli praticamente ogni volta che appunto avessi ricaricato la partita. Non so se si può fare magari tramite la locanda, forse riposando la locanda e salvando mi dà un risultato diverso rispetto al salvo cristallo, perché io comunque ho fatto tramite salvo cristallo. Quindi forse il salvo cristallo mi blocca quei risultati. Comunque vedrò. Cercherò di studiarci, perché effettivamente poter rompere il gioco in questa maniera potrebbe essere interessante, facendomi vincere comunque tanti soldini. Detto ciò, però, dobbiamo continuare la nostra avventura. Quindi stavamo facendo il capitolo di Thomas e dobbiamo andare a consegnare questa lettera. E guardate bene dove siamo. A Lake Castle. Quindi noi con Yugo dovremo arrivare qui successivamente. Quindi noi stiamo vivendo il passato di questo castello, che adesso a quanto pare è abitato appunto dal Flame Lord, o comunque dal, diciamo, dal signore, dal Champion Flame, anzi dal Flame Champion. Quindi stiamo vivendo il passato. Infatti qui abbiamo Vinai del Zexai. Qui abbiamo appunto il Brass Castle e qui, come potete vedere, abbiamo appunto la regione dei Carai, eccetera, eccetera. Quindi siamo esattamente lì. Va bene. E niente, a questo punto andiamo, perché non posso fare altrimenti e non ho più soldi, quindi non posso comprare altri biglietti. Ok, siamo arrivati al Brass Castle, che è tecnicamente dove dovevamo andare. Ok, qui ci sono i soldati. Quindi io ora, per arrivare lì a Lake Castle, devo fare tutto questo giro. E come faccio ad entrare qua se gli Zexiani mi stanno cercando? Oh, tu chi sei? Ah no. Oddio, mi sembrava vestito diverso. Invece no. Ecco qua. Wow, è un incredibile castello. Di sicuro lo è. Pensavo che Vinai del Zexai fosse grande, ma questo è incredibile. È totalmente diverso dal nostro castello. Questo sembra veramente... questo sembra un castello vero e proprio. Cioè, sembra come un castello dovrebbe... come un vero castello dovrebbe essere. Io penso che il nostro castello sia fantastico. Stiamo lavorando tutti duramente per proteggerlo, lo sai? Giusto. Quindi... dov'è che dovrei portare questa lettera? Fammi vedere. Andiamo dentro. Fammi vedere. Ma sei stato già qui prima? No, questa è la mia prima volta. Questa è anche per me la prima volta. L'ultimo padrone non è stato così a lungo da meritare la mia scorta. Oh, capisco. Quindi dobbiamo addentrarci. Oh. Ah, ma c'è già lui, Leo. Oh, mi scusi, sono di fretta. Sono in procinto di... diciamo, sono in procinto di combattere, mi perdoni. Oh no, perdoni me.
Credo di non averti mai visto prima d'ora. Sei una nuova recluta? No, non sembri il tipo. Sono Cecil, comandante del, vabbè sì, comandante dei guardiani del castello di Budehook. Ah, Budehook. Siamo qui per consegnare la lettera di successione del nuovo padrone del castello. Budehook? Mai sentito. Bene, se avete una lettera, penso che dobbiate andare da Salomone. Sì, Mister Salomone, capisco. E qual è il suo nome? Qual è il tuo nome? Il mio nome è Leo. Cosa? Vuol dire che tu sei Leo? Leo, uno dei sei grandi cavalieri? Wow, questo è incredibile. Oh, sta calmo, sta calmo. Adesso mi state mettendo in imbarazzo. Bene, sono di fretta, scusatemi. È famoso? Sì, certamente. Lui è uno dei sei guerrieri di Zexen, conosciuto come, sì, uno dei sei cavalieri. Chris, Salomone, Leo, Roland, Borus e Percival. Quindi Chris noi già sappiamo chi è. Leo lo conosciamo. Percival pure? Wow, è stato incredibile. Ho solo sentito il suo nome prima. Sono così felice di essere venuto. Capisco. Allora, andiamo. Ah, ecco, mi sa che è lui. Sì. Vorremmo vedere Sir Salomone, per favore. Dovrebbe essere al secondo piano. Si sta preparando per partire. Potrebbe essere troppo occupato per vedervi. Preparativi? State andando in guerra? Sì, contro le Grassland. Il trattato è stato mandato all'aria, ecco. Grazie a un attacco a sorpresa del clan delle Lucertole. Il clan delle Lucertole. Capisco. Devo andare, scusatemi. Una guerra con Grassland, eh? Il clan delle lucertole non sembra così terribile per me. Mi sembrano soltanto spaventati. Mi sorprende che abbiano attaccato senza avvertimento. Vedete, c'è qualcosa che puzza. Ecco, lì c'è Chris. Dobbiamo trovare un modo per, diciamo, far recuperare gli infortunati. Sembra che la nostra ultima battaglia sia stata ieri, tipo. Come se la nostra ultima battaglia sia stata ieri. Il concilio si sta muovendo sempre più spesso. È lui che la guarda con ammirazione. Quella donna è bellissima ed è anche un cavaliere, è ancora più incredibile. È lei, Chris, giusto? Cosa? La conosci? Oh, no, no, è soltanto che ho visto lei a capo della parata una volta in Vinai del Zexai. Ah, lui è quello che si vedeva all'inizio. Nella storia di Chris, si vedeva lui all'inizio là nella città. Ah, vero, vero, vero. Lady Chris è incredibile. Ha detto che lei possa caricare da sola in battaglia e sconfiggere nemici e praticamente uscirne senza versare una goccia di sangue e anche senza una goccia di sudore. La adoro, la amo. Mi fa pensare. Se non sbaglio, la gente la chiama, diciamo, dama d'argento. Ecco, suona un po' come una lady. Suona un po' come il nome di una lady. Ma scusa, ma quindi dove dobbiamo andare? Di qua?
Potrebbe aiutarmi? Sto cercando un uomo chiamato Salom. Salome, sì. Sono io, Salom. Cosa hai bisogno? Ah, il mio nome è Thomas. Sono stato recentemente investito come nuovo padrone del castello di Budehak. Ho questa lettera. Ah, ho sentito di te. Immagino che tu abbia una lettera da consegnare ai cavalieri, corretto? Come fa a sapere di me? Sono io che, diciamo, che rivisito tutti quanti gli appuntamenti del concilio. La lettera, per favore. Sì, ecco. Qua però lo chiamano Budehak, mentre invece nella mappa è scritto come Lake Castle. Quindi il Budehak è il Lake Castle. Ti ringrazio. No, no, sono io che ringrazio voi. C'è qualcosa che posso fare? No, questo è tutto. Chi è il tuo amico qui? Sono Cecil, comandante dei cavalieri del castello. Hai preso tu il posto quando il vecchio comandante è morto diversi anni fa? Quell'uomo era mio padre. Ah, quindi tu sei il comandante. Quindi. Commander's Brown Daughter? È una femmina? È effettivamente Cecil, nome femminile. Quindi tu sei la figlia del comandante Brown. Non puoi semplicemente prendere il suo titolo se non sei stato ufficialmente nominato. Non capisco perché quando mio padre. Perché non possiamo appoggiarla? Adesso sono io il nuovo maestro, diciamo il nuovo proprietario del castello. Non ho io questo diritto? Fammi pensare. Normalmente dovresti mandare una richiesta al concilio dei cavalieri, ma in queste straordinarie circostanze il maestro, comunque il proprietario del castello, può investirti ufficialmente. Molto bene. Devo preparare, diciamo, tutti gli equipaggiamenti adesso. Wow, che sollievo. Quindi posso mantenere la mia posizione? Diventerai ufficialmente il comandante delle guardie del castello di Budehak e riceverai un appuntamento tramite lettera, nel caso. Vi ringrazio. Bene. Sembra che tutto sia in ordine. Devo andare adesso. Ho altri affari che mi aspettano. Capisco. Siamo riconoscenti della vostra assistenza. Sembra tutto ok. Possiamo tornare indietro, Cecil? Va bene per me. Effettivamente anche dall'avatar si vede che è un po' femmineo, però in questi giochi mai dire mai, cioè alcuni personaggi sembrano donne e poi invece sono uomini, altri personaggi sono uomini che poi sembrano che poi sono donne, quindi è tutto un po' strano. Quindi ero convinto fosse comunque un ragazzino, Cecil, perché comunque in questo caso dovrebbe essere il nome femminile Cecil a questo punto, immagino. Perché Cecil è il nome maschile, mentre invece lei si chiama Cecil, perché appunto è il nome femminile. Allora, qui credo che noi non possiamo fare nulla. Oh, qui c'è una porta però. Ah, ok, ho fatto praticamente il giro. Va bene, quindi posso andare via. Thomas? Che c'è? Thomas, ti devo davvero tanto. Prometto che non te ne farò pentire. Difenderò il castello con la mia vita, fidati. Non c'è problema, non preoccuparti di questo. Adesso che sono, diciamo, affiancato a te o comunque sono sotto la tua responsabilità, sono il vero comandante delle guardie, giusto? Prometto che farò del mio meglio. Ok. Grazie. Possiamo andare adesso? Sì, signore. Sì,
Sono effettivamente anche molto giovani, comunque. Chissà se posso andare a Vinai del Zexai. Effettivamente non c'ho nulla da fare lì, quindi... No, possiamo tornare indietro. Non c'è nulla che possa fare lì. Siamo tornati. Castello di Budehak. Casa dolce casa. Comandante delle guardie Cecil, riporta il suo compito, signore. Torna indietro al cancello, voglio dire, al Castel Guarding, quindi alla caserma dei, diciamo, dei guerrieri. Così presto? Certo. Io non ho la tua energia. Ho paura. Credo che andrò nella mia stanza a riposare le mie ossa. Quindi Cecil ha lasciato il party. Ok. Ovviamente biglietti da lotteria non ne compro per ora perché non ha senso. C'è qualcuno? Mister Sebastian? Mister Sebastian, ci sei? Dove potrebbe essere andato? Oh beh, immagino che andrò a riposarmi un po'. Credo che la mia stanza sia da questa parte. La mia stanza era di qua? Era questa? Sì. Sono stanco. Questo significa che sono il vero padrone del castello adesso? Spero che tutto sia come dovrebbe essere. E quindi mi sa che è finito il capitolo di Thomas. Ah no, ancora no. Oh. Non ho visto il Mister Sebastian questa mattina presto. Ma ancora continua? Mamma mia. Vediamo se è giù. Ah, eccolo. Mi sta ascoltando? Voglio parlare con il padrone. Oh, sì, certamente. Ecco, Thomas, eccellente. Che sta succedendo, Mister Sebastian? Oh, sì, beh, apparentemente questa donna. Il figlio di questa donna è scomparso da praticamente la scorsa notte. E anche io mi sono unito alle ricerche, ma non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Sei tu il padrone del castello? Sì, sono Thomas, il padrone di questo castello. Piacere di conoscerla. Thomas, è così? Bene, piacere di conoscerti. Comunque, mio figlio è sparito praticamente dalla scorsa notte. Ho pensato che potesse essere qui a giocare attorno al castello, dato che a lui gli piace giocare da queste parti. Ma abbiamo cercato da tutte le parti e non abbiamo avuto successo. Per favore, padrone, se sarei così grata se riuscissi a trovare. Ah, se potessi utilizzare i suoi soldati per trovare mio figlio. Il suo nome è Thomas? Il suo nome è pure Thomas? Mi piacerebbe aiutarla, ma non abbiamo tanti soldati. Eccoci. Bello questo team. Quindi è questo tutto quello che abbiamo e che possiamo sfruttare per le ricerche. Posso contare su tutti quanti qui? Quali tipi di posti dovremmo andare a cercare? Ah, dovremmo andare a cercare quei generi di posti un po' più appartati, dove è probabile che lui, diciamo, possa essere caduto da qualche parte. Giusto, certo. Conosco quel posto, ma i soldi.
È vero, il modo in cui le cose stanno andando di questo castello, anche io non sto facendo praticamente soldi. Qualcuno deve comunque fare qualcosa riguardo a ciò. Quello che se la ride. Possiamo parlare di questo dopo? Prima cerchiamo di trovare Thomas. Lo troveremo. Lo giuro, ovviamente lo giuro sul mio titolo e sulla mia reputazione. Oh, non è come avere dei clienti, ma potrebbe andare bene per ora. Chiederò qualcosa in giro. Magari qualcuno dei miei amici ha sentito qualcosa. E io cercherò qualche notizia dai villaggi vicini, cioè cercherò degli indizi dei villaggi vicini. Una domanda. Che c'è? Non l'abbiamo appena trovato? Oh, intendo. Quello pensava che Thomas fosse lui. Comunque, cominciamo a cercare da dentro il castello. Sì, ci sono diversi. Diciamo, ci sono diverse zone dove è possibile giocare qua attorno. Oh. Cecil si è unito e anche Piccolo. Piccolo fa un attacco combinato con me? No, Cecil sì, invece. Ok, quindi cominciamo da dentro il castello. Quindi mi immagino che io debba andare praticamente qui sotto. Che c'è dietro questa porta? Apparentemente chiamano questo ascensore. Ascensore, che cos'è? Nei giorni passati un grande inventore di nome Adlai lo ha installato. È come una stanza che si muove su e giù. Adlai era di Shuikoden 2. Ma quindi aspetta. No, questo non può essere il castello di Necklord. Non può essere ovviamente North Window. Perché giustamente qui ci ritroviamo da un'altra parte. Però sì, effettivamente Adlai ha inventato l'ascensore in Shuikoden 2. Quindi mi sa che è sua l'invenzione che poi si è sparsa per il mondo. È un modo più facile per raggiungere il secondo piano. Dopo un po' ha smesso di funzionare. Quando ero un bambino ci giocavo per ore. Cioè salivo al suo interno e ci giocavo per ore. Peccato che sia rotto. Questo posto ha visto giorni migliori. È vero. Ma ha comunque un suo fascino e bei ricordi. Beh, non ho detto che lo odi. Anzi, non ho detto che lo odi. Sai? E poi. Minchia, Adlai. Belle queste citazioni comunque ai vecchi Shuikoden. Sono sempre carine. Queste erano le segrete. Oh, qui non c'è nulla. Vabbè, andiamo a trovarlo. Questo mi riporta alla mente. Chi era l'uomo nella libreria? Potrebbe essere con il ragazzo da qualche parte? Sono andato a dire ad entrambi Eiken Wan e Juan che li stavi cercando, ma non sono riuscito a trovarli da nessuna parte. Non mi sorprende che. Non mi sorprende quando arrivi da te, Juan, non, diciamo, non ti impensierisca. Speriamo che anche loro non si siano persi. Quello che se la ride. Boh, perfetto. Sapete, c'è qualcosa che mi viene in mente di chiedere. Che cosa ci fa qua una nave? Oh, questa.
una tempesta l'ha praticamente fatta crescere qui un giorno. Abbiamo sentito il rumore dello schianto da diverse miglia. Il capitano e la ciurma sono scappati. Non ho idea di chi fosse questa nave, ma probabilmente era utilizzata per contrabbando. Ma non possiamo lasciarla qua in questo modo. Beh, è seriamente danneggiata, non può più navigare, se è quello che stai pensando. Perché non la utilizziamo come stemma? Nessun altro castello ha niente di più remoto rispetto a questo. Credo di no. Non credo che sia, diciamo, non credo sia una buona idea. Eccolo. Ehi, Juan. Eccoti. Dove sei stato? Thomas ti ha cercato ovunque, ma non è riuscito a trovare né te né Ike. Perché tutti quanti siete così, diciamo, eccitati? Mi stavo semplicemente allenando, ecco tutto. Allenando? Intendi che eri andato fuori per una passeggiata? Avanti, un ragazzo del villaggio è sparito. E stiamo formando un team per cercarlo. Sei con noi, Juan? Ah, probabilmente non è niente. Non è inusuale per un ragazzino sparire e poi tornare a casa dopo 2 o 3 giorni. Ero anche io una volta così. E probabilmente lui non c'entra niente con te. Hai detto il villaggio di Nor? Qual è il nome di questo ragazzino? Ah no, era un ragazzino di nome Thomas quello che è sparito? Eh? Come fai a saperlo? Oh sì, in qualche modo potreste trovarlo alla montagna di Heitou. Eh? E come fai a saperlo? Stavo facendo il mio riposino notturno al villaggio di Nor e all'improvviso questo bambino di nome Thomas è arrivato e ho detto a lui una volta che avevo praticamente combattuto una tigre alla montagna di Heitou. Tutto d'un tratto era talmente eccitato che ha iniziato a correre e quindi ho pensato che praticamente... ho pensato che appunto potesse andare via perché era ora di pranzo. Oh mio Dio, dobbiamo muoverci subito. Penso che in parte anche io sia responsabile di tutto ciò, quindi verrò con voi questa volta, ma solo questa volta. Andiamo allora, adesso. Juan non fa nessun attacco combinato, quindi io in realtà lo metterei a parte. Esatto. Ma quindi devo andare a prendere anche Ike, ma Ike mi sa che non combatte, però non era tipo che combatteva. Bene, bene, avete fatto tutti i vostri preparativi? Lasciate il castello a me, ci penso io. Va bene, contiamo su di te. Non preoccupatevi, pulirò io la vostra. Pulirò io la stanza per voi. Oh, grazie. Adesso andiamo. Andiamolo a trovare, troviamolo e torniamo indietro. Giusto, andiamo. Bene, e direi che per questa puntata possa essere tutto. Abbiamo registrato abbastanza, così la prossima ci dedichiamo soltanto alla ricerca del ragazzino. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.